Oggi è il giorno del silenzio. Gesù è morto. Gesù è morto e tutto tace. Il mondo si ferma. Ritagliatevi un momento di silenzio per meditare su quello che è successo ieri e per preparare il cuore ad attendere con speranza la resurrezione di Gesù, che celebreremo stasera durante la solenne veglia pasquale. La celebrazione della veglia pasquale, che vivremo questa sera, sarà caratterizzata da quattro liturgie. Durante la cena, ognuna di queste sarà rappresentata da un simbolo che porrete sopra la tavola. Stiamo vegliando in attesa della vittoria di Cristo sulla morte. Sulla tavola di casa mettete al centro una candela per simboleggiare che Gesù risorto è la luce che squarcia le tenebre. La parola di Dio è parola viva. Le letture che ascolteremo questa sera raccontano la storia della salvezza, la più grande storia d'amore mai raccontata, quella tra Dio e noi. Ponete sulla tavola la Bibbia aperta sulla pagina del Vangelo della Resurrezione. L'acqua, per noi cristiani, è un simbolo attraverso il quale Dio ha voluto purificarci. Essa segna la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. La caraffa d'acqua sia segno del battesimo che abbiamo ricevuto e che rinnoveremo durante la veglia. L'Eucarestia è Gesù che si dona a noi, lo stesso Gesù Cristo, crocifisso e risorto, che si offre come pane spezzato, che questo sia rappresentato dal pane che avremo in tavola.